Credo fortemente ancora nei trasporti. I trasporti devono essere assolutamente modificati, deve essere modificata l'offerta che noi facciamo sul nostro golfo, deve essere data la possibilità a coloro i quali, soprattutto cittadini, vogliono recarsi a Lerici o a Porto Venere, quindi in concomitanza non solo con i grandi eventi, ma con tutte le occasioni che durante la nostra vita quotidiana possiamo avere, di poter raggiungere questa località sfruttando le vie del mare, mettendo a disposizione dei vaporetti che partono ad orari precisi la sera per poter andare fuori a cena o a passeggiare sull'Erice o su Porto Venere, e che diano al tempo stesso la possibilità di rientrare senza dover usare la macchina. Quindi mettendo insieme, coniugando la possibilità di non utilizzare la macchina e creare quel circolo virtuoso fra cittadine che durante i periodi meno presi d'assalto dai turisti di poter essere fruiti dai cittadini spezzini. Abbiamo ancora una possibilità di poter inserire fortemente e di chiedere fortemente che Spezia possa usufruire di tutto quello che riguarda il Parco Nazionale. Noi abbiamo un pezzetto, sebbene piccolo, nella parte di Campiglia che rientra sotto il Parco Nazionale, e noi dobbiamo avere le stesse garanzie per i nostri cittadini, ovvero sia quella di poter percorrere i sentieri senza dover andare a pagare quelle cifre che per quanto riguarda le famiglie spezzine sono assolutamente inutili.